Ciao a tutti, sono Surabi ed eccomi qua con il consueto appuntamento dedicato alle carte dell'Angelo Custode dal mio libro, appunto, Le carte dell'Angelo Custode, edizione De Vecchi. Come al solito vi chiederò di scegliere tre carte che ora mischierò, facendo un bel respiro profondo e mettendovi in connessione con la domanda alla quale vorreste avere una risposta. Inizio a mischiare. Scusate perché non è mai un'operazione semplicissima. Queste carte sono particolarmente grandi. Ok. Alzo. E prendo tre carte. Questa volta ho deciso di identificarle con degli orecchini sempre di pietra 2. Quindi la prima carta è legata alla pietra di luna, la seconda al turchese e la terza all'agata muschiata. Vediamo quindi cosa ci consigliano gli angeli per quanto riguarda la prima carta, che è quella legata alla pietra di luna. Questa carta ci parla di progresso, vedete? È la numero 21 e dice sei sulla buona strada. Quindi se avete dei progetti o avete fatto dei progetti, gli angeli vi incoraggiano a continuare perché quello che state facendo è corretto ed è giusto e vi porterà un risultato. Anche qui questa è una carta che parla di comunicazione e di spazio del cuore, per cui potrebbe essere sia un progetto personale che effettivamente magari una relazione che sta assumendo dei contorni diversi e che voi speravate che assumesse. La seconda carta è legata al turchese ed è la carta della volontà che dice prenditi la responsabilità di ciò che vuoi fare. Quindi non solo dovete essere attivi, essere pronti se avete un desiderio che volete realizzare, dovete fare anche chiarezza in voi stessi per essere sicuri che è una scelta corretta e che effettivamente ve la sentite di assumere la responsabilità per quanto riguarda questa carta. L'ultima è una carta, la carta legata all'agata muschiata, che ci dice contatto, non sempre si può ottenere ciò che si chiede. Questa è una carta che ha un forte contenuto spirituale, è legata al divino, è legata a quello che noi possiamo fare per noi stessi quando siamo in difficoltà, che non è detto che possiamo ottenere, perché a volte noi non chiediamo il giusto, a volte noi chiediamo l'impossibile. Quindi gli angeli ci dicono: stai comunque in contatto. Mantieni il contatto, però ricordati che non sempre si può avere tutto ciò che si vorrebbe ottenere. Quindi c'è un'apertura, ma è anche un avvertimento, un consiglio. Quindi abbiamo detto che abbiamo queste tre carte, che sono il contatto, la volontà e il progresso. Se, come sempre, le leggessimo tutte insieme,
tutte in sequenza, intendo dire. Vedete che la prima carta ci dice: sì, sei sulla buona strada, potresti ottenere ciò che vuoi. La seconda ci dice: sì, però devi essere deciso e devi prenderti la responsabilità della tua richiesta e del tuo fare. E l'altra carta in fondo ci dà un avvertimento. Attenzione, perché non è che sempre si può avere tutto ciò che noi vorremmo avere ed ottenere. Quello che io vi dico, indipendentemente dalla carta che avete scelto, perché qui ogni volta si crea anche un panorama, come se fosse un percorso, quindi scelgo una carta che mi dà una risposta, ma poi alla fine mi appare comunque un percorso. È un percorso come tutti i percorsi, che nonostante la buona partenza, non sempre è un percorso semplice. La parte centrale mette proprio l'accento su davvero, pensa a ciò che è importante per te e a come realizzarlo. Per oggi ho finito. Vi mando tanta luce degli angeli, tanto amore degli angeli e ci vediamo la prossima settimana con una nuova estrazione. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale perché così siete avvisati in anticipo quando io pubblico qualche cosa, di mettere un like. Se vi è piaciuto il video, di commentare e chiedete pure, interagite con me, vi rispondo ovviamente appena riesco a farlo. Vi mando un grande abbraccio e a presto. Ciao, love, Surabi.